Tante volte incontriamo persone, grazie anche al lavoro che facciamo, che ci raccontano magari delle loro situazioni di vita poco felici. Allora mi sono trovato spessissimo a condividere, almeno a parole, il dolore, il dispiacere, dicendo mi dispiace, mi dispiace, mi dispiace. Ci sono i bambini, vengono a raccontare, magari i viaggiatori che sono andati a testimoniare situazioni incredibili di bambini che muoiono di fame. Noi ci commuoviamo e diciamo mi dispiace. Allora pochi giorni fa pensavo e dicevo devo smetterla di dire mi dispiace e devo fare qualcosa, devo smetterla di commuovermi e cercare di fare qualcosa nel mio piccolo. Magari non riuscirò a fare tanto, però è giunto il momento di fare qualcosa, di andare, di aiutare anche nel piccolo. Ecco, per me questo può essere un buon segno di misericordia, come magari la intendo, attiva, e non per questo che gli altri segni di misericordia siano meno importanti, ma per quanto mi riguarda personalmente vorrei poter aiutare personalmente anche il vicino di casa, non serve andare tanto lontano.